Benvenuti al Bianco e Nero. Il film che vediamo oggi è uno dei classici del neorealismo italiano, uno di quei film che si studia all'università ma fa anche tanto piacere vedere e rivedere nel corso degli anni. Sto parlando di Riso Amaro, prodotto nel 1949 e diretto da Giuseppe De Sanctis, interpretato da Vittorio Gassman, da Silvana Mangano e da Raff Vallone. È la storia anche dello spaccato della società italiana del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, siamo comunque nel 1949, e della povertà che c'era allora. La storia si dipana appunto dalla fuga di una coppia di piccoli criminali, Francesca e Walter. La ragazza riesce a nascondersi e a mimetizzarsi tra le mondine del Vercellese che raccolgono il riso. E appunto Riso Amaro, oltre che per la bellezza stilistica con cui De Sanctis riesce a girare il film e anche all'ottima sceneggiatura, è da ricordare anche per alcune immagini che sono rimaste nella memoria storica del nostro cinema.